Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo tappa video. Volge al termine ormai la fusione del nostro EMIC, mancano un paio di eventi. Io ho deciso alla fine di aprire un po' di schegge per trovare il terzo Netril. E va bene, dai, non importa. Fatto sta che mi mancano 75 frammenti e credo di recuperarli tra addestramento campioni, se ho voglia di farlo, altrimenti esploratori delle roccaforti, ragno e l'arena che dovrebbe aprire oggi, insomma. Quindi è fatto. È fatto. Però la novità della settimana non è sicuramente la fusione, ma bensì le Hydra Clash che sono finalmente arrivate attualmente per questa settimana. Sono ancora una sorta di test che riguarda i primi 3000 clan attualmente in circolazione, insomma, con una graduatoria fissa, cioè i primi 5 clan al mondo fanno il primo gruppo, i secondi 5, quindi dal sesto al decimo fanno il secondo gruppo e così via fino al 3000esimo. Questo è solo un metodo per fare una sorta di raggruppamento. Poi è chiaro che nel corso del tempo questa graduatoria cambierà, o meglio, la graduatoria che si utilizza per decidere quali sono i gruppi cambierà a seconda dei risultati, che porteranno i vari clan, insomma, con le Hydra Clash precedenti. Quindi credo che sarà tutto un po' più semplice. Se il vostro clan è stato selezionato come il nostro e state facendo un po' fatica, ci può anche stare, visto che hanno scelto un raggruppamento un po' ignorante, insomma, ecco, e che potrebbe contenere chiunque, di fatto, perché magari il clan sopra il vostro ha un paio di giocatori che sono in grado di fare determinati team, voi no, e quindi per forza di cose non potete vincere. Allora, andiamo a vedere innanzitutto come funziona. Vedete che sulla destra abbiamo le ricompense. Quindi, se si arriva primi, secondi o terzi, si ha la possibilità di accedere alle casse in questione, mentre il punteggio indicato, quindi la qualità della cassa, dipende dai punti che fate voi, ok? Non dai punti dei clan. Quindi, se il mio clan ha fatto in totale 650 milioni e io ne ho fatti 40, ok? Io prendo questa, non prendo questa, perché questi sono i premi personali, cioè sono il tipo di ricompensa che prendo in base ai punti che ho fatto io, in base al contributo che io ho dato alla causa. Questa è una cosa molto importante da capire, perché fa parte degli obiettivi personali, no? Cioè, gli obiettivi del clan possono essere anche vincere, ma il mio obiettivo personale, beh, devo decidere qual è. Se puntare su un determinato team anziché un altro e raggiungere quindi determinati risultati sono tutte cose che dovrò decidere personalmente a monte. Poi ci sono gli obiettivi del clan. E gli obiettivi del clan, secondo me, dovrebbero essere realistici, nel senso, innanzitutto dovete capire qual è il potenziale di danni del vostro clan. Quindi dovete vedere quanti giocatori fanno brutale, quanti giocatori fanno incubo, quanti giocatori fanno tosto, quanti normale, con che danni. Ok? Quindi magari utilizzo il team migliore che ho per fare brutale, come nel mio caso, io riesco a fare tra gli 80 e i 100 milioni su brutale con questo team in tutte le difficoltà, in tutte le rotazioni, scusate, riesco a farlo. So che sono tra i 8, 16, 24, fra i 240 e i 300 milioni di punti, no? Che entrano alle Hydra Clash attraverso questo team qui. La cosa positiva è che il mio team da brutale è completamente a parte rispetto al team che invece utilizzo per ora su normale. Per ora su normale, perché sono arrivato a 640 milioni con questo team. È un team che in realtà questi danni e molto di più può farli anche su tosto, quindi con un moltiplicatore più elevato. Però metà team senza Tommy, tranne quelli che utilizzavo già da tempo, come per esempio Giudicatore, naturalmente, che però non li ha proprio tutti, tutti, soltanto quelli che servono, insomma, e Kaimar e Lidia, Gurtuk è completamente da tomare, anche una delle due Trunde devo finire di tomarla, quindi c'è da lavorarci su. Alcuni campioni saranno da rebuildare. Una delle due Trunda, quella con il risveglio, per esempio, ha ancora una build da arena che
che va bene, ma non va bene perché mi serve più veloce, quindi insomma c'è da lavorarci su questo team qui. 641 milioni su normale mi sembra abbastanza dignitoso con tutte le limitazioni del caso, ma ci lavoreremo su a tempo debito, non mi preoccupo più di tanto per questo. Comunque, ancora una volta, gli obiettivi, i vostri obiettivi li dovreste decidere anche in base ai team che siete in grado di produrre, ok? Non potete dire, perché qual è il discorso che si fa? Qual è il discorso che si sente in questi giorni? Bisogna concentrare, mettere i migliori team sul tosto perché è lì che si riesce a fare più danni e quindi ottenere un moltiplicatore. Con il moltiplicatore, insomma, ottenere un valore più alto rispetto a punteggi più bassi, magari contro Brutale o contro Incubo. È vero fino a un certo punto. Fino a un certo punto, perché i team che funzionano benissimo su tosto fanno fatica su Brutale e sicuramente anche su Incubo e viceversa. Cioè, un buon team da Incubo, un buon team da Brutale, su tosto potrebbe fare fatica, o meglio, potrebbe non produrre quella quantità spropositata di danni in più che ci si aspetta. Esempio, il mio team fa 40 milioni su Hydra Incubo, quindi fa una chiave su Hydra Incubo, che è un risultato molto dignitoso, non ne fa 500 su tosto. Non ne fa 500 su tosta, ne farà 100, 150, ma non è tanto lo stesso. Cioè, ho bisogno di altri risultati. Ho bisogno di altri risultati se voglio essere competitivo su tosto, ok? Quindi vale la pena strutturare e pensare ad un team che possa fare tanti punti, tanti tanti danni su normale tosto e poi eventualmente utilizzare i nostri team migliori per fare bene anche nelle fasi più avanzate. In questo modo riusciremo a dare un contributo davvero sostanzioso al clan. Questo almeno è il mio pensiero, ciò che ritengo essere utile in base a quello che ho potuto vedere in queste ore. Mentre consigli che posso dare ai clan è quello di cercare compagni che siano grosso modo al vostro livello. Mi rendo conto che non è facile trovare 30 persone tutte allo stesso livello, ok? Però non è che dovete partire così. Clan è una cosa che si migliora nel corso del tempo, si cambiano i giocatori, magari qualcuno smette di giocare oppure non rende, deve essere sostituito, e a quel punto cercate di sostituirlo con qualcuno che vi dia delle garanzie, quindi faccio tot danni su Brutale, faccio tot danni su Tosto, posso creare quel determinato tipo di team o utilizzo già quel determinato tipo di team. Se riuscite a fare questo per più elementi all'interno del clan, sarà tutto molto, 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 molto più semplice. Ok? È vero che un clan è anche un'occasione per giocare fra amici, no? E fra amici io non è che sto lì a guardare più di tanto che cosa fanno i miei amici, se riescono a fare bene, se no pazienza. Però Raid non ragiona così. Cioè, Raid purtroppo non promuove l'amicizia. Raid promuove l'efficienza e l'efficienza non è una cosa strettamente legata ai sentimenti, se vogliamo. Quindi fatevi bene i vostri conti perché mai c'è stato più sforzo corale di questa occasione. Perché riuscire a fare l'Hydra, no? Riuscire a fare il clan boss può anche non richiedere uno sforzo corale. Magari ho 5, 6, 10 giocatori che fanno, che ne so, il boss Ultra Incubo con una chiave, il boss va giù. Quindi il massimo della cassa è ottenuto per tutti. Gli altri, anche se si arrabattano in qualche maniera, va bene lo stesso, il risultato è portato a casa. Ma qui è la quantità di danni. Quindi non basta arrivare al risultato, bisogna andare oltre il risultato, molto oltre il risultato. E questo si può fare solo se tutti spingono, o il 90% spinge. Altrimenti sentirete ancora di più il carrozzone. Se già questo tipo di carrozzone lo sentite molto durante le CVC, qui si sentirà tantissimo, tanto, 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 tanto. Ora vorrei rispondere brevemente alle questioni, insomma, sui moltiplicatori, no? Perché molti dicono che i moltiplicatori sono bassi. Il punteggio che ottenete contro Incubo, per quanto riguarda la prima chiave, quindi voi avete tre chiavi a settimana. E potete ovviamente fare più chiavi nella stessa difficoltà, quindi io magari ho tre team che fanno bene contro Incubo, magari, ecco, decido di utilizzarli tutti e tre da Incubo, solo la prima chiave che faccio avrà il moltiplicatore per 4, no? Quindi se faccio 50 milioni,
al fine del Leader Clash mi conta come se ne avessi fatti 200, ok? Le altre due chiavi contano per 50 milioni se faccio sempre gli stessi danni, ok? Quindi il totale di tre chiavi sarebbe 200 più 50 più 50, 300 milioni. In quel caso conviene magari sforzarsi di fare le altre difficoltà, perché la prima chiave che faccio su brutale ha il moltiplicatore per 3. Significa che faccio una chiave su incubo, 50 milioni, ne ottengo 200. Faccio la seconda chiave su brutale, 100 milioni, ne ottengo 300, no? Faccio la terza chiave su tosto, faccio 400 milioni, ne prendo 800. In questo modo io ho ottimizzato tutte e tre le chiavi, perché le ho utilizzate tutte su difficoltà diverse e quindi ho ottenuto il moltiplicatore su tutte le difficoltà. Questo è il concetto di moltiplicatore. Molti dicono che per 4 su incubo sia poco, visto che ci sono dei team in grado di fare milionate e milionate di danni su tosto in particolare, un po' come ho fatto io su normale, nel mio piccolo, ok? Io sono d'accordo, ma fino a un certo punto, nel senso che queste sono guerre tra clan, di fatto. Qui entra in gioco la strategia. La strategia di un clan potrebbe essere concentrare tutti gli sforzi su incubo. Un'altra strategia potrebbe essere cercare di fare i punti più assurdi sulle difficoltà più basse. Sono strategie, non c'è niente di sbagliato in questo. Non stiamo giocando per la meritocrazia qui. Hai un buon team che funziona su incubo. Come clan avete un buon team che funziona su incubo? Non per questo vi meritate di vincere sempre le Hydra Clash, ok? Dipende dalla strategia del vostro avversario. Se la strategia del vostro avversario è migliore della vostra, indipendentemente dal tipo di difficoltà che affrontano, bisogna battergli le mani, hanno vinto loro, basta. Magari imparate, prendete qualche punto, ok? Quindi io sono di questa idea e credo che anche la Plarium sia di questa idea. Accolgo il tipo di lamentele fatte, ma secondo me non ci stanno. Poi voglio sapere la vostra, naturalmente, qua sotto nei commenti. Resta comunque abbastanza interessante come fase di gioco. È un ulteriore contest in più che ci piace. Se riuscite a mettere le mani sull'ultima cassa, però non aspettatevi grandi cose, perché otterrete l'oro del clan, naturalmente, otterrete uno e uno solo tra questi, quindi un accessorio a settimana se vi va bene, altrimenti niente, e poi vabbè i punti del clan, che grazie, ma no, grazie, insomma vabbè ci sono, potevano sforzarsi un po' di più per questa parte qui, però per quanto riguarda gli accessori, che saranno rotti quanto volete, potete prenderne uno a settimana nel caso in cui voi vinciate, quindi almeno se arrivate terzi come clan potrete farlo, poi al netto ovviamente dei punteggi che fate. Poteva sforzarsi di più la Plarium, poteva sforzarsi molto di più, però vabbè pazienza. Allora, piccole note di palinsesto per la prossima settimana. Lunedì non ho ancora pensato un video, più che altro perché c'è la novità del nuovo campione che dovrebbe arrivare, questo Son Goku di Raid. Credo che la prossima settimana sarà buona per parlarne, quindi tra lunedì e martedì potrebbe uscire un video dedicato. Mercoledì invece volevo salutare ufficialmente il team con Helicat e Sventura, che con la fusione di Emic non sarà più il team di riferimento per portare DPS sul canale, perché è passato un anno e quindi molta gente potrebbe dirmi sì vabbè, però io Helicat non ce l'ho, oppure lo sto utilizzando da un'altra parte, non posso usarlo da clan boss. Quindi salutiamo Helicat, salutiamo Sventura, che hanno dato tanto a questo canale e alla community, e diamo il benvenuto a Emic e ai team che arriveranno. Per il team da clan boss con Emic e la solita procedura, come sapete ormai da tempo, che funziona qui sul canale, dove buildiamo tutto quanto e dopo andiamo a fare i test, ne parleremo a settembre. Sarà una cosa fatta bene, ve lo prometto, ma ne parleremo a settembre. Quindi
salutiamo il team con Helicat Sventura con Rugnor come DPS, che è molto interessante. Ho finito di buildarlo, devo fargli un po' le maestrie, ma per mercoledì sarà pronto. Venerdì andiamo avanti come al solito con i miei campioni, mentre sabato, se Dio vuole, ci sarà il tappa video. Con questo in mente, per questa settimana è tutto. Voglio sapere la vostra su tutto ciò che è stato detto in questo video. Poi mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella per ipotecare un primo posto alle Hydra Clash. E infine, siate furiosi, ma rimanete bravi.